istogramma, argomento fondamentale. L'istogramma è quasi la radiografia di ogni fotografia, ovviamente una radiografia che misura la luce di ogni fotografia. Oggi cerchiamo di capire bene come far funzionare l'istogramma. È fondamentale sia quando pensiamo all'istogramma in macchina, sia quando pensiamo invece all'istogramma al PC, e quindi quando noi siamo al nostro computer col nostro software di sviluppo. Fondamentale, ragazzi, e questo è un argomento molto importante, dove non spiegherò soltanto perché è importante come funziona l'istogramma, questo molti di voi ci arrivano ed è una cosa più o meno normale, però darò alcune indicazioni relativamente all'esposizione in macchina e come poterla andare a regolare. Argomento secondo me molto importante e che è ignorato. Tra le altre cose, l'istogramma ha anche una capacità, se sappiamo leggere, ma ne voglio parlare tra un attimo. Allora ragazzi, voi mi conoscete, io non ho nulla da dire. Non vi dirò Francesco Verolino, street photographer napoletano, tre case, like preventivo, è fondamentale. Cerchiamo di smuovere questo algoritmo di YouTube e spingere questo canale quanto più su è possibile, in modo tale che così magari si cominceranno a fare, ad avere una maggiore visibilità. Ragazzi, procediamo sull'istogramma, radiografia assolutamente. Allora io però vi ricordo un attimo Livorno, il contest, ci tengo particolarmente. Ragazzi, quelli della comunità devono partecipare. Tra le altre cose, io vi voglio aggiungere, ci sono tantissimi premi messi in palio, poi vedrete da chi. Io andate a vedere questo qua, vediamo se ci riusciamo. Questo è il link. Stavo pensando fra me e me, pensate, devo fare dei cartelli che devono passare così, like preventivo, cioè questa sarebbe una cosa molto simpatica. Allora, come al solito, non posso non avere il mio PC pronto, quindi ora andremo subito a vedere che cosa succede, sperando che tutto questo sistema non si blocchi. Allora, andiamo subito. Ragazzi, andiamo subito, Ambramban Technic, e quindi punto, subito, immediatamente, Lightroom. Allora, Lightroom lo conoscete e voi vedete subito che qui noi come prima informazione ci troviamo il nostro bel istogramma che ci dà delle indicazioni. Sapete perfettamente, perché ne ho parlato anche in più video, che uno degli aspetti fondamentali è quello, quando specialmente quando usate il metodo AV, quindi di apertura di diaframma, priorità di apertura di diaframma, e poi compensate l'illuminazione, è quello di andare a vedere poi nella vostra libreria, nei dati EXIF, quindi nei metadati dati EXIF, c'è a un certo punto riportata una indicazione, che è questa qua. Meno 33, 50 oppure a volte indicata meno un terzo, dipende dalla macchina. Questo vuol dire che io sono un terzo sotto, quindi che in questa fotografia io compenso tutte le fotografie, per me anche la compensazione a zero è una compensazione, in questa fotografia ho compensato in negativo di un terzo di stop. Di solito perché lo faccio? Perché mi rendo conto che è una scena alto contrasto. Infatti, se vado a vedere poi nell'istogramma, ripasso nella fase di sviluppo, vado a vedere nell'istogramma, io ho delle piccolissime aree bruciate. Cosa sarebbe successo al momento in cui io avessi scattato l'immagine alla compensazione corretta? Avrei avuto questo, quindi a quello allo zero. Avrei avuto questo, quindi più aree bruciate. Perché succede? Perché la macchina fotografica ha una capacità di leggere un certo numero di stop. Questa è un'immagine a contrasto più alto, non tantissimo, ma ad un contrasto più alto, non ci sono raggi di luce molto forti, però è un'immagine dove c'è una parte illuminata e una parte più buia, che è quella poi del volto di Che Guevara. Qui al Bronx di San Giovanni. Allora, questa cosa io la vedo perché a zero, grosso modo non è proprio questo, magari un poco più sotto, però io estremizzo sempre i ragionamenti per farveli comprendere un po' meglio, avrei avuto queste aree bruciate con un istogramma che tendenzialmente sarebbe stato di questa natura, no? Questa è la fotografia a zero, allo zero. E quindi l'istogramma ci indica la radiografia, cioè proprio esattamente quella che è l'incidenza della luce sulle varie aree.
a sinistra io ho il nero, infatti è riportato qua, a destra io avrò il bianco. Mentre sul nero io non ho aree bruciate, vedete, non ho nessun alert, sulla destra invece ne ho, perché sono bianchi. Quindi probabilmente io non avrei dovuto scattare l'immagine con un valore negativo, ma avrei dovuto scattare l'immagine a un valore ancora di un terzo, ma avrei dovuto scattare l'immagine ancora leggermente più bassa per andare ad eliminare poi tutte quelle che sono le aree bruciate sui bianchi, che è la cosa probabilmente più problematica da andare a correggere, perché noi nelle aree bruciate perdiamo le informazioni. Vero è che se avessi scattato sotto, diciamo, di uno stop, mi sarei ritrovato con zero aree bruciate, ma l'immagine si sarebbe scurita molto di più. Ripeto, questo effetto succede nelle immagini in alto contrasto. Quindi io cosa faccio? Ho preferito bruciare delle piccole aree già in fase di scatto, quindi andare pochissimo al di sotto, ma avere il nostro Che Guevara, bel Che Guevara, quanto più illuminato è possibile. Resta inteso che noi nelle aree bruciate non abbiamo una capacità di recupero delle informazioni, ma è anche vero che in quest'area qua, in quelle contraddistinte dal rosso, questo ovviamente l'abbiamo messo noi con una sorta di maschera per indicare qual era quello. Ok, qui vediamo anche delle diffrazioni, vediamo anche delle aberrazioni. E vediamo che in questo caso, appunto, immagine alto contrasto non altissimo, un'immagine normale, questo problema, diciamo, lo abbiamo molto di meno. Invece, infatti, la mia indicazione è quella delle immagini a basso contrasto, quindi quando hanno una capienza di stop giusta per il nostro sensore, non c'è la necessità di andare a sottoesporre. Addirittura, quando il contrasto è proprio basso basso, possiamo pensare anche di esporre. Allora, perché è importante? Perché questo punto indica il bianco, cioè indica il massimo punto di luce, cioè indica il bianco qualche cosa di molto 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 simile. Io vedo molte volte delle immagini, parlo di una del mio amico Alessandro Cedrini, col quale sono stato a Udine, ci siamo divertiti tantissimo. Voglio tornare un attimo da voi, che quando mi ha mandato le fotografie, per esempio, erano tendenzialmente scure, e io di questo voglio parlarvi. Perché sono scure? Sono scure per due fenomeni. Il primo è perché probabilmente la luce, l'illuminazione che noi abbiamo nel nostro monitor è molto alta, quindi noi tendiamo a riportarla al normale. Ma il secondo effetto, più che il monitor non tarato e magari non tarato sulla luce, il secondo effetto molto importante è quello che noi in quel momento non stiamo andando a guardare l'istogramma. Allora, a me capita alcune volte, quando post-produco le fotografie con il notebook e non ce l'ho collegato, ma magari voglio fare soltanto delle prove, che neanche a farla apposta, capita sempre, va in risparmio energetico, perché raggiungo il 20% di soglia della batteria. Automaticamente il monitor scala la luminosità. Però io mi rendo conto che più che fare affidamento al monitor in quel momento, devo fare affidamento poi all'istogramma, che è il mio reale driver, perché al di là della taratura del monitor è quello che mi indicherà se io ho delle aree correttamente illuminate o bruciate e se io effettivamente ho delle aree che sono magari nere e bruciate sul nero. Non è mai un problema quando sono bruciate sul nero se noi non vogliamo recuperare le ombre. E quindi aspetto questo fondamentale, cioè, nel senso, è ovvio che l'istogramma non permette di tarare il monitor, però per avere un'indicazione se il bianco a video noi lo riscontriamo sull'istogramma oppure se noi vediamo un bianco nella fotografia ma dall'altro lato invece ci troviamo con un istogramma che ci indica dei toni di grigio, vuol dire, e quindi non è arrivato al limite, vuol dire che il nostro monitor è evidentemente troppo carico di luminosità. In tutti i casi noi dobbiamo fare riferimento sempre all'istogramma, perché è uno strumento di misurazione preciso. Non a caso, ve lo faccio rivedere, non a caso quando andiamo sul nostro, la live di questa sera, quando andiamo sul nostro Lightroom, noi ci troviamo che il primo strumento è proprio questo, che tra le altre cose ci dà anche delle informazioni.
È un peccato che non si possano modificare, ma ci dice gli ISO, i millimetri che abbiamo utilizzato per l'immagine, l'apertura del diaframma e il tempo corrispondente. È ovvio che qui, per esempio, l'informazione corretta, soprattutto per chi lavora in ISO, in compensazione dell'esposizione, sarebbe stata quella di indicare anche qui quanto era compensata l'immagine, perché è un'informazione corretta, tra le altre cose, correlata con quella dell'esposizione. Allora, questo dato è fondamentale. Noi sappiamo che poi esiste il pannello di base, poi abbiamo la curva, sono metodi, io non direi alternativi, sono metodi fini e differenti tra di loro, che permettono una modulazione abbastanza differente. Ma quello che secondo me è importante è che l'istogramma ci permette anche di poter variare, sto cliccando e tenendo cliccato, ci permette anche di poter variare direttamente da qui tutte quante le varie informazioni. Diciamo che un'immagine tendenzialmente corretta, a secondo poi di quello che noi vogliamo andare a realizzare, vedete, sto spostando i neri per dare maggiore contrasto e infatti i neri si sono abbassati. Potrei pensare di toccare un po' i bianchi per andare a ridurre un po' questo effetto bruciatura, ma che fondamentalmente non si vede, e poi andare a modificare per esempio i mezzi toni per riequilibrare l'immagine. Quindi queste cose io le posso fare anche tranquillamente da qua. Io ovviamente non le faccio da qui perché non sarei tanto preciso come quando modifico direttamente sul pannello di base. Riporto tutto quanto a zero. Vi ho detto prima delle aberrazioni, eccole qua, qui sono evidenti, no? Su questo contorno, tra le altre cose, questa è, non ricordo con esattezza quale lente, di quale lente si trattava, sto vedendo una cosa, ok, della GX9 del Lumix 1235, che ha un po' di aberrazioni cromatiche. Vediamo se quando io ho lavorato più sottoesposto, quindi come in questo caso, dove no, ero sempre 33, però evidentemente avevo preso il fuoco da qualche altra parte, la macchina mi ha esposto in un'altra maniera, io qui non vedo per esempio che ci siano delle, vediamo un secondo, è una curiosità che sto scoprendo in questo momento insieme a voi, no, anche qui delle aberrazioni. Strano, aberrazioni sul lato, questa cosa la devo dire al proprietario, che è il mio carissimo amico Nico Liguori, del Lumix 1235. Me ne sto accorgendo in questo momento, vediamo se ce ne sono altre. No, ma questa di per sé potrebbe essere una fotografia. Comunque, perfetto. Quindi, sicuramente l'aspetto, ritorno da voi, l'aspetto dell'istogramma è fondamentale. Vi dico che a volte mi capita che anche quando vado a modificare proprio nel pannello di base, io vado a vedere che cosa succede. E se voi volete confrontare per esempio due macchine o due fotografie con la stessa, con due esposizioni differenti, andate a vedere. Ovviamente, e ritorno un attimo di qua perché voglio dire un'altra cosa, quella che noi consideriamo l'esposizione, diciamo, a sinistra, quindi un'esposizione più chiusa, più buia, è fondamentalmente questa, e voi comprenderete perché a sinistra, non è che ci spostiamo soltanto. Quando se avessi sottoesposto questa fotografia di due stop, avrei avuto questo e tutto l'istogramma si sarebbe allineato a sinistra, questa è un'esposizione a sinistra, a destra sarebbe successo questo, quindi questa è un'esposizione tendenzialmente tutta a destra o quasi tutta a destra. Esporre bene è fondamentale, ed è fondamentale, sarebbe fondamentale già andare ad osservare in macchina l'istogramma, a volte rompe le scatole. Però vedete che voi nelle macchine di solito avete questo pulsantino DISP, che sta per display, nel quale potete rimuovere o aggiungere tutte quante le varie informazioni. Io vi consiglio di tenerlo, io ce l'ho, che quando schiaccio poi il pulsantino DISP mi compare l'istogramma. Io mi rendo conto dall'istogramma se ho una scena ad alto contrasto, tendenzialmente ci sono anche altri strumenti come lo zebra, come la zebra c'è, cioè la possibilità di dire alla macchina, le mirrorless con il live view sono potentissime, lo sappiamo tutti quanti, di dire alla macchina: guarda, quando hai delle aree bruciate cortesemente segnalamele con una zebratura, e quindi vedete quelle aree che si muovono un po' di più. Poi la potete regolare
al 95%, al 90%, al 75%, ed è un'indicazione. Diciamo che è uno strumento di ausilio, anche se usiamo le mirrorless per capire se ci sono delle bruciature e dobbiamo intervenire sulla compensazione, vi dico, è sempre utile. I due strumenti sono uno visuale generico, che è quello dell'istogramma, che comunque è molto importante, più che generico, generale, e un altro che è quello invece della zebra, cioè quindi dello zebra pattern, di questa zebratura che si fa nelle aree bruciate, e poi noi lo andiamo a modulare quando vogliamo che ci avverta di questo effetto. Ragazzi, io vi saluto, mi è importantissimo, guardate l'istogramma, perché grazie all'istogramma avete anche la possibilità di capire se il vostro monitor vi sta dicendo delle bugie perché voi avete regolato male la luminosità, e in generale tenetela sempre un poco più bassa rispetto al massimale. Questa cosa non tanto con il monitor dei laptop, che sono più o meno puntano all'economia, quindi arrivano proprio alla soglia. Io di solito qui sul notebook ce l'ho al 100%, mentre invece pensate che sul mio Dell è tarata al 36%, proprio per avere una visualizzazione rispondente alla realtà più o meno. Per avere la massima rispondenza occorre uno strumento di taratura, quindi di calibrazione, perché altrimenti lo fate più o meno ad occhio. In generale non tutti hanno strumenti del genere, però è importante che voi vi chiediate se il punto di bianco il vostro monitor lo racconta bene o no. Per fare questo verificate se voi lo vedete il punto di bianco direttamente nell'istogramma. Se invece è un po' più spostato il lato di destra, vuol dire che effettivamente c'è qualche problema, quindi avete sovrailluminato il monitor. Quindi è fondamentale, l'istogramma è una cosa fondamentale per ogni fotografia, per lavorare meglio, per lavorare in maniera più precisa. Nello scatto forse probabilmente io preferisco più zebra, perché zebra pattern, perché ci dà un'indicazione più rapida, anche se però vi devo dire poi questo pattern che si muove nell'immagine che sto guardando un po' di fastidio me lo dà comunque. Ragazzi, secondo me è un video tecnico, questo un video di tecnica importante. Fate una cosa, istogramma o non istogramma, zebra pattern o non zebra pattern, ragazzi, iscrivetevi al contest, c'è un giudice bravo e sarà leale, però fatemi la cortesia, iscrivetevi, ci tengo particolarmente, perché è un'iniziativa dove noi della comunità dobbiamo fare un risultatone, quindi andiamo, vi saluto in termini numerici, poi vediamo qualitativi, il giudice è tosto. Ragazzi, a prestissimo.